Ciao. Ciao Brunello. Ciao. Ascolta, che facciamo adesso? La bruciatura delle teglie, Della giusto? teglia Ce blu, la sì, spieghi un pochino esatto. così facciamo e cioè, ci teniamo a precisare, questa è la La nostra nostra, bruciatura, quella che ok? abbiamo imparato, sì, d'accordo. E la teglia praticamente quando è nuova la prendiamo, la puliamo con dello Scottex all'interno e all'esterno, d'accordo? Dopodiché, quando è pulita, chiaramente l'avevo già pulita prima. Inumidiamo con un po' di olio. Olio di semi? Olio Olio? di semi vari, Ok. possibilmente che c'è un punto fumo più basso. Ok. Lo mettiamo all'interno e vediamo che già cambia colore, perché chiaramente c'è l'olio, si vede. E lo passiamo sui bordi all'interno e lo mettiamo in modo uniforme. Ecco, già basta. Volendo esagerare per togliere l'eccesso, facciamo così. La Ok. teglia è pronta per andare in forno. Ok. Il forno l'abbiamo preriscaldato a 200 gradi. Mettiamo Vai. Ok. dentro. Adesso noi utilizziamo il biscotto perché ci serviva già il Certo. biscotto all'interno, giusto? Mettiamo Ok. dentro 200 gradi, 4 minuti. Per 200 gradi, 4 4 minuti. minuti. Poi si Ok. tira fuori, si fa raffreddare. Si rimette un'altra volta l'olio come abbiamo fatto prima, si spalma per bene, si Ok. toglie eventualmente l'eccesso. Un'altra volta, 4 minuti, 200 gradi nel forno, due volte dovrebbe essere Due sufficiente. volte. E invece nel caso di teglie vecchie si rifà lo stesso trattamento? Bisogna un attimo, se ricordo bene, bisogna mettere per grattare bene eventualmente se c'è della ruggine, pulire bene e mettere nel forno 4 ore a 180 gradi, mettendo sempre l'olio, però è un po' più lunga, sì. È un po' più lunga, sì, se uno non vuole buttare la teglia. Sì, 4 ore. comunque ci sono le istruzioni sul nostro forum. Ok, perfetto. Ciao a tutti! Grazie, ciao. Ciao.